Attimi di paura questa mattina lungo la provinciale 31 tra Corteolone e Genzone, dove due auto si sono scontrate per motivi ancora da accertare. In un primo momento l'incidente sembrava essere molto più grave, tanto che sul posto sono arrivate in pochi minuti due ambulanze in codice rosso. I medici hanno soccorso una donna di 41 anni e un uomo di 77. Nessuno dei due si troverebbe in gravi condizioni, ma entrambi sono stati portati al Policlinico San Matteo per le cure del caso. Lo scontro è avvenuto attorno alle 10:40. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e una pattuglia della polizia locale per i rilievi. Spetterà proprio alle forze dell'ordine stabilire le cause dello schianto e le eventuali responsabilità. Quello di Corteolona non è stato però l'unico incidente avvenuto lunedì mattina sulle strade della Bassa Pavese. Poco prima delle 7, altre due auto si sono scontrate lungo la provinciale 412 nel comune di Pieve Porto Morone. Qui i feriti sono stati tre, tutti ragazzi tra i 21 e i 29 anni. Anche in questo caso nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pavia e gli agenti della polizia stradale per gli accertamenti.